bentornati al canale. Come sempre, Giù di Muscoli a Vita e Sammy dietro la telecamera. Yes, sir. Iniziano. Che non devo farlo. Buongiorno, ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giù di Muscoli a Vita. Iniziano oggi i daily vlogs. Ci sono io e c'è Sammy dietro la telecamera. Dai, è bella, regà. Buongiorno ragazzi, bentornati al canale. Come sempre, Giù di Muscoli a Vita e finalmente iniziano i daily vlogs. Come vi avevamo promesso, 30 giorni, 30 video di fila portati da Barcellona. In questo momento però siamo ancora a Londra perché partiamo stasera per Barcellona. Abbiamo il volo alle 10, giusto Sammy? Sì, alle 9 credo. Abbiamo il volo alle 9 e arriveremo più o meno a Barcellona più o meno a mezzanotte, ma abbiamo comunque deciso di filmare. Siamo a Londra, siamo a Fulham, andremo in palestra oggi appena dopo che abbiamo finito di filmare sta clip, che è la decima volta che la filmiamo. Poi prepariamo le nostre valigie e poi partiremo per Barcellona. Siamo carichissimi, è da 3 estati che andiamo a Barcellona e che praticamente ci siamo innamorati della città e abbiamo pensato: sai che cosa possiamo fare? Possiamo dare un piccolo boost al canale, sia con la qualità che con dei contenuti nuovi da un paese diverso, che sono sicuro vi piacerà un sacco. Portarvi content informativo in palestra, quello del cibo, facciamo delle escursioni da Barcellona, così che tutti voi potete sia imparare, che se ci sono alcuni di voi che stanno facendo maturità e siete un attimino purtroppo presi con lo studio, vi vogliamo portare quei 10-15 minuti al giorno di completo relax, di divertimento. Quindi quello sarà il nostro obiettivo. Abbiamo un nuovo setup, comprato una nuova telecamera, comprato il microfono. Ti piace Sammy? Pazzesco. Quindi stiamo reinvestendo per portarvi più qualità. Sarà un sacco difficile, un sacco tosto, perché non l'abbiamo mai fatto. Abbiamo provato a fare 2 video di fila e già lì stavamo mezzi morti, ma 30 non l'abbiamo mai fatti. Quindi se c'è una cosa che vi chiedo: se vi piacciono questi video, lasciateci un like, lasciateci commenti, perché ragazzi, voi siete il nostro ossigeno. Se noi ci sentiamo che questi video vi aiutano personalmente, vi sentiamo che siete carichi, che ci lasciate i like, lasciate i commenti, allora questo è quello che ci sprona a portare sempre più video, perché noi sappiamo già che sarà veramente tostissimo. Se ci volete aiutare lasciando i like è la cosa migliore che potete fare. Quindi anche quelli che di solito guardano il video non lasciano il like, facevo così anch'io, ma voi non sapete quanto un secondo, cliccate il bottone, quanto possa aiutarci a noi, veramente. Quindi, detto questo, io voglio ringraziare di tutto il supporto che ci avete dato nell'ultimo anno e mezzo e vi dico, vi garantisco che nei prossimi 30 giorni vi porteremo il content migliore che c'è mai stato su questo canale. Detto questo, vi ringrazio, iniziamo i daily vlogs. Poi la palestra Easy Gym di Fulham, che è la palestra di sempre che fa qua a Londra. Mi sto bevendo il mio pre-workout MyPre 2.0 di MyProtein. Questo mi dà un kick assurdo, soprattutto perché sono ancora a digiuno, non ho mangiato niente. Mi bevo questo, un bel kick di caffeina. Sammy invece si è mangiato pane e Nutella. Mamma mia che differenza. Oggi faremo un workout push forza, quindi andiamo petto, spalle e tricipiti. Faremo 2-3 esercizi per ogni gruppo muscolare e niente, andiamo a spaccare. Yeah, yeah. One more. Yeah, up, 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 up. Atta boy. Yep.
vada tutto bene. Qua ragazzi, volete far raschiare i dischi sul per terra, come se dovesse pulire tutto per terra, e potete bloccare la ripetizione a metà se volete sentire più tensione nel deltoide laterale. Abbiamo appena finito la palestra, lì è stato veramente interessante. Figo, vero Sammy? Sì, molto. Abbiamo incontrato un ragazzo che si chiama Danilo e un altro che si chiama Stefano. Sì, direi che abbiamo parlato una ventina di minuti con Danilo ed è stato molto bello. Seguo il canale, tipo ha imparato la dieta flessibile, queste cose qua, e a noi fa sempre piacere. E poi ci siamo allenati in realtà per un'oretta con Stefano. E se Stefano sta guardando questo video, penso che l'abbiamo fatto pompare un bel po'. E niente, abbiamo finito, siamo stati troppo a lungo, siamo stati 2-3 ore in palestra ragazzi, proprio perché stavamo parlando. E niente, workout è andato bene, adesso andiamo a casa, abbiamo pochissimo tempo, abbiamo solamente 1 ora e mezza e poi dobbiamo subito partire per Gatwick, quindi andiamo presto al supermercato, prendiamo qualcosa da mangiare, vi faccio vedere il pasto post workout. Come direbbero i romani, pasto Arfly post workout. Ho qua 2 fette di pane integrale, 300 g di fat free cottage cheese, 4 uova intere più 2 bianchi d'uovo. Le uova sono un'ottima fonte di proteine di alta qualità, velocissime a cucinare, quindi questo è il pasto post workout. Accanto mi mangio questa insalata, sono un po' un coniglio, la mangio così direttamente da fuori. Ovviamente, porco due, mi bevo il mio litro d'acqua che ho appena rovesciato dappertutto. Stiamo in partenza, stiamo facendo proprio tutto all'ultimo momento, quindi siamo corsi fuori da casa. Volevo solo dirvi, mi sto facendo uno di questi double caramel magnum, piccolo dessert post workout. E niente, adesso ce ne andiamo a prendere il Gatwick Express per andare a Gatwick, l'aeroporto da cui partiamo. Let's get it. Una fila incredibile, come potete vedere. No, non vedono perché sei solo te zoomato. Non vedono niente. Però possiamo dire che c'è stata una fila ridicola, sì. Sono le 8.33, noi abbiamo il volo alle 9 e siamo ancora qua in fila, dobbiamo ancora fare tutta la sicurezza, tutto. Se qua di Welling sarà fa un casino, ma restiamo positivi, speriamo di riuscirci. Ci abbiamo veramente 10 minuti e chiudono l'imbarco. Vediamo un po'. Io spero che ce la facciamo. Vediamo un po' se ce la facciamo. Miracoli. Mortacci loro. Ok ragazzi, passata la sicurezza, abbiamo 2 minuti, let's go to the gate. Andiamo, 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 andiamo. Perdiamo il volo. No, guarda. Sì. Mi sa per. Sei sicuro? Mi sa per. Dai raga, 2 ore di fila. Adesso programmi, ridiamo, non abbiamo mangiato niente, non abbiamo bevuto niente, siamo un po' rincoglioniti, ma faremo tutto quando arriviamo a Barcellona, che comunque siamo carichi al 100%. Yes. Siamo in partenza, finalmente. Let's get it, Barcellona, estate 2018, in arrivo, Daily Vlogs. Let's go. Arrivati a Barcellona, siamo stanchi, morti, disidratati, non ho bevuto niente, non abbiamo mangiato niente proprio per il casino, però siamo arrivati a Barcellona, ho controllato le calorie, sto ancora a 1000 calorie, sto sotto i 100 grammi di carboidrati e di proteine, quindi non il massimo, siamo stanchi, però sai, se lo fate una giornata non importa, l'importante è che siete costanti nel resto delle giornate. Comunque siamo arrivati a Barcellona, è una cosa che aspettavamo da un anno io e Sammy, quindi siamo gasati, non vediamo l'ora di goderci la città a pieno e di portare i contenuti come abbiamo detto.
Stasera non so come risolveremo, vi faremo vedere. Dobbiamo per forza di cose mangiare. Sammy, siamo arrivati. Stanchi morti. Porca troia, sono una pane. Stanchi morti che abbiamo perso appunto tutte quelle ore, sì. Ma almeno siamo arrivati. Un po'. Ce l'abbiamo fatta, siamo qua, arrivati al nostro appartamento. Sono le 2 di mattina, quindi è bello tardi, siamo appena arrivati, sì. In questo momento. Oggi è stata una giornata veramente incasinatissima, cioè noi pensavamo di riuscire a fare tantissimo, a filmare tantissimo, a mangiare bene, farvi vedere i nostri pasti eccetera eccetera. Invece è successo un po' un casino col volo, meno male che almeno siamo arrivati a Barcellona, perché se lo, sì, perdavamo, Sammy, cioè, Madonna, se rimanevamo a Londra, non lo so, manco i daily vlogs facevamo, sì. Invece siamo arrivati, è stato carino perché siamo subito arrivati e dopo aver preso il taxi ci siamo imbattuti in tipo questo gruppone di ragazzi uruguayani, hanno appena vinto, sì, la partita, sì, e abbiamo scambiato i numeri, quindi magari abbiamo pure dei ragazzi con cui fare festa se vogliamo fare festa, sì. E no, è stato molto molto carino, almeno ha dato un po' una svoltata alla nostra serata. Ora torniamo a casa, sono le 2 del mattino, pensate che andiamo a dormire? No, andiamo a lavorare, dobbiamo editare questo video, anche se non è stato il migliore e sicuramente da domani facciamo, sarà meglio, ma oggi facciamo quello che possiamo fare, iniziamo ad editare le 2. Per quelli che pensano che è vacanza, per noi che siamo in vacanza e ci divertiamo sicuramente, ma lavoriamo tantissimo perché siamo comunque sempre filmando, postando su Instagram, rispondendo ai messaggi, facendo le live, editando. Alla fine è un lavoro, io ho anche il personal coaching che devo fare adesso, devo vedere, rispondere alle email, rispondere a tutti i messaggi dei miei clienti, quindi in realtà è una vacanza, sì, perché siamo qua, ma in realtà lavoriamo tantissimo. 2 di mattina, inizieremo ad editare, che dire. Spero vi è piaciuto il primo video. Sammy, something to add? No raga, da domani inizia tutto. E quindi sì, se vi è piaciuto vi prego veramente di lasciarci un like, soprattutto se siete arrivati fino a questo momento, fatelo, ci aiuta tantissimo. Lasciate un commento che siete voi il nostro ossigeno, dateci un po' questa carica. Niente, spero vi sia piaciuto il primo vlog, secondo vlog in arrivo domani. Pazzesco che lo possiamo dire, ci vediamo domani.